Alessandro Vedani. Si prepari Stefania Pucciarelli. Grazie Giancarlo. Dopo aver voluto bene a una creatura come la Lega per oltre 20 anni, non riesco ad essere apatico, indifferente. Forse sono un illuso. Bossi ci ha insegnato a non mollare mai, mai essere disfattisti, avere sempre uno spirito costruttivo, fare politica col cuore. Mi piacerebbe quindi dare un mio contributo, anche se è un contributo critico, un contributo a un profondo cambiamento gestionale che reputo necessario affinché la Lega possa rilanciare il suo progetto delle origini. Ricordo al banco che qui siamo a un congresso federale. Il congresso federale stabilisce all'articolo 9 del nostro statuto la linea politica e programmatica del movimento. Credo che contingentare in 3 minuti sia un po' tiratino e soprattutto poco rispettoso per i militanti che vogliono magari contribuire in termini propositivi. Credo che ci troviamo in una situazione un po' kafkiana in cui anche i due pretendenti, i due competitori non hanno avuto neanche la sensibilità di presentare un programma strategico. Io personalmente non conosco le strategie, non conosco le proposte. Conosco e ho assistito a tanti comizi, ma pochissimi confronti. E credo che un confronto sia un arricchimento di idee, non un impoverimento, anche se il confronto è critico. Premetto che vivo del mio, non vivo di politica, e forse mi posso permettere di essere un pizzichino critico, perché non ho niente da perdere e soprattutto non ho ambizioni di poltrone. Credo che quello che è una critica rivolta a 360 gradi. Uno, trovo stupido da molti militanti criticare a priori o gufare per esempio che la Lega non arrivi al 4% alle europee, ma trovo antipatici anche gli intellettuali che continuano a pontificare la Lega, a fargli un approccio di tipo da Saputelli, un approccio critico, perché prescindono sempre da un'analisi del tavolo da gioco, ossia delle condizioni su cui si trovano ad operare. E fare politica in Italia e cercare un cambiamento in Italia è estremamente difficile. E trovo ancora antipatici coloro che si proclamano secessionisti, indipendentisti, fino alle mutande, salvo poi vendersi per un piatto di lenticchie. Questo è scandaloso. Se noi andiamo a vedere quante amministrazioni monocolore abbiamo, e nell'amministrazione monocolore c'è la discriminante se andare da soli e rischiare o trovare il piatto pronto e andare in coalizione, perché si vince in determinati periodi storici anche da morti con delle alleanze fatte bene. Ecco, questo bla bla infarcito da odio, frustrazione, ipocrisia e soprattutto è infarcito da troppo individualismo. Come si concilia l'individualismo con l'attività e con la passione politica per me rimane un mistero. Sono le dinamiche interne però che mi stanno profondamente sul culo. Abbiamo assistito al passaggio da Bossi a Maroni e abbiamo assistito al fenomeno tipicamente italiano del camaleontismo, da una battaglia nata per dare un pizzichino più di democrazia interna, per un maggiore confronto, per superare una cricca oligarchica, il cosiddetto cerchio magico, si è riproposta una copia del precedente passato. Ecco, io credo che anche già adesso si sta assistendo a un cambio di rotta con un passaggio di un'orda di Lecchini da un re a un altro. Ecco, io credo che bisogna invece maturare anche una coscienza critica, perché non bisogna assistere a questi spettacoli che sono decisamente imbarazzanti. Io credo che personalmente possiamo avere il miglior programma politico, e il miglior programma politico ce l'abbiamo. È quello delle origini, è quello di un'ipotesi federale, un'ipotesi indipendentista, in un'Europa che è profondamente in crisi. Ecco, dobbiamo chiederci, ma siamo credibili? Cosa abbiamo fatto perché affinché i casini successi in passato non si ripetano in futuro? Cosa abbiamo fatto di strutturale però? Non dico in termini estetici, non dico in termini mediatici, non dico di mettere con l'operazione di aver messo la Rosi Mauro modello Giovanna d'Arco sul rogo. Diciamo cambiamenti di tipo strutturale, anche perché ai vecchi capetti si sono sostituiti nuovi capetti in aggiunta stratificata a una struttura già sclerotizzata e intoccabile, autoreferenziale. È bello partire dagli errori del passato ed evolversi, metabolizzandoli questi errori. Ecco, io credo che un altro aspetto che è curioso nelle dinamiche interne è stata quello
di una tendenza decisamente terrona, ossia cercare il padrino di riferimento affinché perpetuare le proprie rendite di posizione. Io credo che personalmente dobbiamo uscire da queste logiche, dobbiamo approcciarci in termini di confronto e di critico. Credo a tutti i livelli, ossia anche alle segreterie provinciali, che considerino la Lega non come un ufficio di collocamento, ma individuino le persone adatte nel profilo di ruolo adatto per coprire determinati ruoli e non si occupi i posti tanto per occuparli. Ecco, io credo che nella Lega, sono innamorato della Lega degli albori, la Lega in cui Bossi faceva saltare i consiglieri comunali nominati da Pillitteri nei consigli di amministrazione delle municipalizzate per comprarli, per fagocitarli. Quella era la vera Lega. Quanti anni luce siamo lontani da quella Lega? Quanto spirito democristiano infonde adesso il nostro modo d'agire? Quanti compromessi sono stati accettati? Siamo sicuri che a furia di accettare i compromessi non ci siamo un po' anche noi compromessi? Da imprenditore dico che predichiamo la visione liberale, federalista, meno Stato tra i coglioni, in uno spirito calvinista, ma non perdiamo l'occasione per abramare e occupare CDA, a mettere i nostri, indipendentemente dalla funzione che essi hanno, indipendentemente dal fatto che sono utili alla causa. Ecco, credo che le proposte di miglioramento devono essere di tipo strutturali. Abbiamo già in passato fatto con parecchi militanti delle proposte, abbiamo detto che una maggiore trasparenza nei bilanci, un discorso di pubblicizzazione delle cariche con i relativi emolumenti, un discorso di rotazione nelle cariche, un discorso di cursus honorum in modo che le persone non si trovino ad occupare determinati posti senza il minimo capacità e esperienza di governo rispetto a questi posti, facciano prima i consiglieri, poi gli assessori, poi i sindaci e poi i consiglieri regionali. Ci sia un approccio di tipo di separazione tra i funzionari interni. Chiudo. Basta i doppi incarichi. Quante di queste cose sono state attuate? Ecco, non mi salto quello che è un discorso di linea politica, perché oggettivamente ci sarebbe anche tanto da dire rispetto a questa ondata neonazionalista nostra che stiamo prendendo, che non mi sembra molto in coerenza con quello che sono, è il nostro DNA, non mi sembra molto in coerenza la linea di Tosi, non mi sembra molto, ma magari sbaglio, però vi invito a spiegarla, non mi sembra molto in coerenza la linea di appoggio alle Pen. Solo il coraggio delle idee, solo col coraggio delle idee si possono coinvolgere veramente le masse. Solo così si può cambiare il mondo. I mercenari non hanno mai fatto le rivoluzioni, pensiamoci. Ultimamente in Lega si sono visti dei grandi democristianoni, anche giovani, e questo non lascia ben sperare. Però la speranza è l'ultima a morire. Gufare, polemizzare senza dare la possibilità di agire ed aprirla. In bocca al lupo, segretario Salvini. Grazie.